Siamo con Sara De Matteis, che è la presidente della sede di Emaville, della sezione contro la fibrosi cistica per la Lega Italiana, che si occupa di porre risalto e l'attenzione su questa malattia. Quali sono i problemi che riscontrate nella vostra attività di ogni giorno? Allora, i problemi che riscontriamo, sicuramente poca conoscenza, perché questa malattia è la più frequente malattia genetica della razza bianca, più frequente della sindrome di Down, dell'anemia mediterranea, ma di cui si parla meno. E le malattie genetiche si combattono anche con la conoscenza, quindi tra i progetti che facciamo nelle scuole servono proprio a far sì che i pazienti valdostani affetti da questa malattia non siano isolati. Claudio, che era di Emaville, che ha fondato l'associazione 10 anni fa, per tanti anni è stato un po' isolato proprio perché la malattia non si conosceva. Quindi i nostri progetti mirano a sostenere i pazienti valdostani e a raccogliere fondi per la ricerca, perché essendo una malattia genetica sicuramente potrà essere combattuta. Oggi l'aspettativa di vita è 40 anni, quindi sono già stati fatti progressi, però si muore ancora purtroppo di fibrosi cistica, e a parlare di donazione degli organi, perché il trapianto dei polmoni è proprio un'opzione terapeutica. È il 29 luglio 2018 e qua a Emaville, in località Closavent, presso il laghetto del Bar Ambaradan di Rafting Republic, si sta svolgendo la terza edizione della Festa dell'Onda. Con noi c'è Gian Uroni, gestore della Antirouille, la vinosteria di Emaville, e co-gestore qua dell'Ambaradan. Una grande occasione per fare anche del bene. Assolutamente, una bella occasione per fare del bene in questa bellissima giornata di sole che ci ha aiutato. Bisogna ringraziare prima di tutto Vincent Bonifaz, che è l'ideatore di questa bella giornata di solidarietà. E niente, ringraziamo tutti, quindi i cantanti che hanno partecipato. Si ringrazia sicuramente anche Rafting Republic, che ci dà una mano ad accogliere, quindi grazie a Davide, grazie a Jean-Pierre. E grazie alle due associazioni, anche la Fibrosi Cistica e Music for Peace, che ci danno comunque una mano per poi dare una mano a qualcun altro. Siamo proprio dietro le quinte del palco qui al laghetto e siamo con il protagonista di questa Festa dell'Onda, Vincent Bonifaz, che ci hanno ricordato tutti, da Sara alla Lega Italiana della Fibrosi Cistica a Music for Peace. Lui è stato il punto di contatto. Come è nata questa idea della Festa dell'Onda? La Festa dell'Onda è iniziata quando Lorage è stato invitato a suonare a Genova in una manifestazione a cura di Music for Peace, si chiama CE Festival. Abbiamo scoperto un gruppo di persone veramente incredibili che si occupano di volontariato senza intermediazioni. Vuol dire che il loro festival è concepito attorno all'idea che le persone, al posto di pagare un biglietto, vengono a questo luogo incantevole, che è una parte di porto in Genova che era degradata e che loro hanno veramente rimesso in nuova luce, perché fanno questa manifestazione dove vai con generi alimentari, scolastici, farmaceutici. Questi generi vengono stipati in alcuni container che partiranno dopo il festival nelle direzioni le più difficili nel mondo. La guerra sta creando veramente una spaccatura tra il bene e il male,
incredibilmente difficile da sopportare, noi possiamo solamente cercare di aiutare le persone attraverso questo tipo di attività. E fare la festa dell'onda significa prolungare la loro festa che fanno in giugno, C'è Festival, in Valle d'Aosta, attraverso quattro momenti, una per stagione. Abbiamo fatto una festa primaverile fantastica, 30 ore di musica senza un'interruzione nella magnifica birreria, la Maison Publique de la Servoise di via Tourneuve, e quest'anno bissiamo quella che era la prima, ma che poi in realtà era già la seconda. L'edizione numero 0 avvenne nel 2017 a febbraio all'Espace Populaire, e poi abbiamo fatto questa qui che era la prima effettiva pubblicamente, dichiaratamente festa dell'onda, con quella di primavera era 3 e oggi facciamo 4. Grazie mille dell'ospitalità.